Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio fare questo video su un po' sulla continuazione dell'altro video che avevo fatto sulla legge dell'attrazione. Magari ve lo linko qua sotto, così se vi siete persi quello potete andare a vederlo, poi potete tornare a vedere questo video, ma in realtà appunto potete cominciare anche da questo e poi vedere quello. Faccio questo video non tanto perché è un argomento che io voglio trattare, ma più che altro perché è un argomento che mi viene chiesto tanto di trattare, cioè quando menziono le cose in cui credo e i libri che leggo, ricevo un sacco di richieste e mi chiedete di parlarne di più, di fare più video sull'argomento, e io, nonostante io non mi ritenga molto brava nel spiegare queste cose, farò questo video per spiegarvi un pochino come la vedo io, la legge dell'attrazione, guardarla un po' più da vicino e vedere perché funziona la legge dell'attrazione. Sono molto felice perché dopo il video che ho fatto in tantissimi avete scritto che la state mettendo in pratica e che funziona, che non vi sembra vero, quindi mi fa davvero tanto tanto piacere, proprio perché quel video l'ho fatto proprio per farvi capire quanto potere abbiamo dentro di noi e quanto i nostri pensieri e il visualizzare le cose che vogliamo possa essere potente per far realizzare tutto quello che noi vogliamo. E per tutto intendo tutto, qualsiasi cosa voi vogliate, se la volete, succede. In questo video però volevo concentrarmi un pochino di più sul perché i pensieri, i nostri pensieri creano poi la realtà. Se la vediamo anche su un punto di vista pratico e non molto spirituale, praticamente se ci pensiamo, la nostra vita accade per via di azioni che noi facciamo, giusto? Più o meno, dai, insomma, cioè le nostre azioni nella vita creano la nostra realtà, creano la nostra vita, è una cosa normale. E le azioni però da cosa arrivano? Le azioni arrivano dai nostri pensieri. Prima una cosa la penso, magari la organizzo, l'architetto, e poi la faccio. Quindi penso sia corretto dire che la nostra vita, la nostra realtà viene creata dai nostri pensieri, alla base di tutto, prima delle azioni. Perché i pensieri sono così importanti? Allora, io voglio parlarvi innanzitutto di un esperimento di cui io ho sentito parlare non tanto tempo fa, che mi ha colpito un sacco, e ce ne sono tantissimi su YouTube, l'hanno rifatto tutti, e ogni volta il risultato è sempre lo stesso, potete provarci anche voi. Se si prendono, allora, si può fare con un frutto, si può fare con del riso, qualsiasi alimento che contenga dell'acqua, perché l'acqua è a base di tutto ciò. E io appunto non sono bravissima a spiegarvelo, ma basta che vi informiate su internet, su YouTube, eccetera, perché i pensieri creano la nostra realtà. Hanno fatto questo esperimento. Che cosa hanno fatto? Hanno preso tre vasetti, ognuno riempito con la stessa identica quantità di riso, e quindi vi sto parlando di riso già cotto, quindi che contiene acqua, perché il riso assorbe l'acqua. Hanno preso tre vasetti, stessi identici vasetti, con la stessa identica quantità dello stesso risotto, riso all'interno. Hanno chiuso questi vasetti, un vasetto l'hanno... Qui in realtà più che pensieri si può capire anche l'importanza delle parole oltre che i pensieri. Hanno preso questi tre vasetti, ognuno riempito con la stessa identica quantità dello stesso identico riso, stessi identici vasetti, chiusi, sigillati, e per un tot di tempo, settimane, si può fare sia per settimane che per giorni, ovviamente se lo si fa più a lungo si vedono meglio i risultati. Tre vasetti diversi. Al primo vasetto ogni giorno venivano dette parole belle, come ti voglio bene, sei bellissimo, sei fantastico, sei un bellissimo riso. Lo so che fa ridere, però venivano dette parole belle. Al secondo vasetto al secondo vasetto vengono dette cose brutte, quindi ti odio, mi fai schifo, ti uccido, sei brutto, eccetera, eccetera, eccetera. Terzo vasetto invece veniva completamente ignorato. Alla fine di
un tot di tempo, che può essere, non mi ricordo se è 9 settimane, 4 settimane, eccetera, il riso a cui veniva detto ogni giorno sei bello, sei buonissimo, sei meraviglioso, eccetera, quel riso era ancora bello, senza muffa, senza niente, era ancora un bel riso. Il vasetto di riso invece a cui venivano dette cose bruttissime era pieno di muffa e già molto appunto ammuffito, è andato a male. Pensate la differenza tra queste due cose, eppure è lo stesso identico riso dopo lo stesso identico lasso di tempo nello stesso identico vasetto. E, cioè in due vasetti diversi, ma ovviamente lo stesso. Il terzo riso che veniva ignorato era il peggiore di tutti, pieno di muffa, puzza, proprio il più schifo marcio che si possa immaginare. Questo perché? Perché le parole e quindi i nostri pensieri hanno molto molto più effetto sulla realtà di quanto noi immaginiamo. Stessa identica cosa è stata fatta anche con un frutto e anche con l'acqua congelata. Io vi metterò magari qui, c'è un'immagine di due cristalli di ghiaccio. Al primo è stato detto all'acqua, poi è stata congelata, è stato detto sei bella, sei bellissima, sei buona. All'altro è stato detto mi fai schifo, voglio ucciderti, eccetera, e vi metterò magari qui la differenza tra, non so se sono a fuoco, credo sì, la differenza tra i due cristalli di ghiaccio, che è impressionante, perché se il primo al quale sono state dette belle parole è bellissimo, quello che invece è stato denigrato e insultato ripetutamente è brutto. Allora, questo, e stessa cosa è stata fatta anche con la frutta, sono state prese due, non mi ricordo se fossero mele, arance, pesca, insomma non ha importanza, questi esperimenti li trovate su internet, li trovate ovunque. Al primo frutto è stato detto ripetutamente per un lasso di tempo stessa identica cosa, sei una pesca bellissima, sarai buonissima, ti voglio bene, sei bella, eccetera eccetera. All'altra pesca sono state dette cose come mi fai schifo, sei disgustosa, fai schifo, eccetera eccetera, insomma l'avete capito. Alla fine dello stesso identico periodo di tempo, la pesca, il frutto alla quale sono state dette cose belle, era ancora bella e ancora insomma perfettamente buona da mangiare, l'altra invece era già tutta marcia e completamente ammuffita. Appunto, questo per dire che cosa? Questo per dirvi che le parole e soprattutto i nostri pensieri sono molto molto più importanti di quanto si pensi in realtà. E perché questo succede? Perché tutto nel nostro, e qui io non mi addentro nemmeno nelle teorie di fisica, perché appunto io non sono in grado, però se vi interessa l'argomento davvero andate ad informarvi su YouTube, su Google, ci sono un sacco di articoli interessantissimi, un sacco di appunto articoli scientifici che parlano di questo argomento, sono estremamente interessanti. Ma praticamente tutto quanto voi vediate nella vostra vita, anche noi siamo energia, non siamo altro che un sacco di atomi. Che cos'è? Atomi che vibrano e che stanno tutti insieme per creare il nostro corpo, ok? Noi siamo energia allo stato puro, ci sembra di essere una cosa solida, ma siamo energia e tutto quello che sta attorno a noi, tutto quanto è energia. I nostri pensieri sono energia. Se noi stiamo su un livello di energia positivo e quindi con pensieri positivi, questo si rifletterà anche sul nostro corpo, sul nostro umore, su quello che ci succede ogni giorno. È per questo che secondo me è così tanto importante avere pensieri positivi, perché i pensieri positivi creano energia alta, energia positiva, e questo ti permette di stare su un livello di energia diverso dal livello di energia che avresti se i tuoi pensieri fossero costantemente negativi, brutti, eccetera. Io lo so che non è una cosa facile, però se credete davvero nella legge dell'attrazione, non c'è altra possibilità. Non si può credere nella legge dell'attrazione e continuare a ripetersi sì, però questa cosa non funziona, questa cosa non funzionerà mai perché io ci ho provato ma non funziona. E la nostra mente tende sempre un po' a tacere i pensieri positivi dicendo ma non è vero, è una cavolata, non può succedere, perché siamo stati abituati a pensare che
avere una vita che ci soddisfa è tremendamente difficile. Potete essere o non essere d'accordo, questo ovviamente è come la vedo io, e secondo me siamo stati abituati dalla società più che altro a desiderare sempre qualcosa in più e a non essere mai felici di quello che in realtà abbiamo, che alla fine è tutto quello che ci serve per stare bene. I nostri pensieri creano la realtà in cui noi viviamo, perché creano, ci facciamo un'idea di chi siamo grazie ai nostri pensieri. Se provate a pensare, se noi continuassimo a dirci per un anno che siamo dei buoni a nulla, che non riusciremo mai, che ne so, a trovare un lavoro decente, che non avremo mai una stabilità economica, che siamo brutti, siamo sfigati, eccetera, eccetera, io sono sicura che alla fine di quest'anno lo diventiamo davvero, ma non perché era nel destino che noi lo diventassimo, ma perché? Perché i nostri pensieri hanno creato un'energia talmente negativa che ci porta ad essere su un livello di energia talmente negativa, completamente disinteressati e completamente demoralizzati, che non siamo riusciti invece a stare su un altro livello di energia, che sarebbe invece l'energia positiva. Se noi provassimo, provate, lo so, non è facile, ma provate, fatelo per una settimana, è difficilissimo ed è solo una settimana, ma provate per una settimana ad avere, a dire solo cose positive e a pensare solo cose positive. È la cosa più difficile del mondo, io non so quanti pensieri, 60.000 pensieri al giorno abbiamo, e provate a non averne neanche uno negativo. Lo so, non è facile, si tende sempre a pensare, ma poi succederà questo, ma se faccio questo poi succederà questo, non vorrei che facendo questo potesse succedere questo, perché poi lui può pensare che io magari, e poi quindi è meglio che io faccio questo. Allora, la nostra mente tende sempre a mandarci pensieri negativi, pensieri di dubbi, eccetera eccetera. La cosa che dobbiamo riuscire a fare, o almeno questo è quello che faccio io, è di scacciare via i pensieri negativi appena arrivano. Rendetevi conto che voi non siete i pensieri che avete nella mente, ok? Qui bisogna leggere Cartol, è un po' difficile da capire, però tutti i pensieri che vi vengono nella mente non siete voi, voi siete qualcosa di più dei vostri pensieri, ok? Voi siete energia che non è, che non può, l'energia non muore, quindi voi siete questo, voi siete, siamo qualcosa di più alto dei nostri pensieri, ok? Quindi cercate di stare fermi un attimino, in silenzio, per 10 secondi, non ci riuscite senza avere un pensiero. Quello che dovremmo fare, avete presente, tra un pensiero e l'altro c'è un piccolissimo spazio, quando finisce un pensiero e ne comincia un altro c'è un piccolo spazio, a volte di un nanosecondo, a volte di 2 secondi, se siete fortunati di 5-10 secondi, che è già tantissimo. Bisogna imparare a stare in quello stato mentale quando, in cui siamo tra un pensiero e l'altro, cioè nell'assoluto silenzio, nell'assoluta pace e nel momento presente, perché solo quando riusciamo a non dar bado a tutti i nostri pensieri noi ci troviamo davvero nel momento presente, e sentirete un brivido quando vi sentirete nel momento presente. Almeno a me è successo così, quando ho capito e ho sentito queste cose mi sono resa conto. Mi viene un po' da piangere quando parlo di queste cose, perché è una cosa che mi ha aiutato tanto. Ma quando mi rendo conto di non essere i miei pensieri, ma mi rendo conto di essere nell'adesso e di essere me stessa, solo quando non vengo costantemente bombardata nella mente da tutti questi pensieri, ma riesco a vivere appunto nell'adesso, nel momento presente, lì c'è la pace. Se voi riuscite ad allungare questo momento di pace tra un pensiero e l'altro, riuscirete a vivere nel presente e riuscirete finalmente a comandare i vostri pensieri. Che può sembrare una cavolata, ma è la cosa più difficile al mondo, ed è anche la cosa, una delle cose più importanti, secondo me. Io adesso non voglio entrare in cose troppo pesanti o troppo grandi, più grandi di me, ecco, perché non mi voglio permettere di giudicare nessuno né di
parlare di cose che appunto sono più grandi di me, perché non penso di essere in grado, io so solo quello che funziona per me e ve lo racconto perché me l'avete chiesto, ok? È importante che voi capiate questo, perché molti non sono pronti per affrontare questi discorsi, nel senso che c'è un momento nella vita giusto per capire alcune cose o per soffermarsi su alcune cose, e può essere che voi vedendo questo video pensiate che siano tutte cavolate, va benissimo, evidentemente non è il momento giusto per voi per pensare a queste cose, oppure può essere che voi vedendo questo video sentiate qualcosa che risuona dentro di voi, qualcosa di lontano, però c'è un campanello che suona o qualcosa che quasi vi ricorda qualcosa, o comunque qualcosa che risuona dentro di voi. Se è così, molto probabilmente siete in un momento giusto della vita per ascoltare queste cose, per poterle mettere in pratica. Provate a soffermarvi un attimo e a vedere quanto tempo riuscite a stare senza un pensiero. Quando riuscite a capire che voi non siete quei pensieri, quando riuscite a capire che voi non siete il nodo allo stomaco che si forma e quei pensieri che vi dicono «Oddio, adesso devo fare quello!» E questo ovviamente non si applica nel momento in cui ci sia un vero pericolo, un vero problema nella vostra vita, ma rendiamoci conto che il 90% delle volte tutti i pensieri negativi che abbiamo sono pensieri completamente ingiustificati e sono cose che poi non succedono mai, ok? Quindi io vi sto parlando dei momenti in cui potremmo tranquillamente starcene senza tutti questi pensieri negativi e invece vivere nel presente, quindi nella pace più assoluta. Spero che si stia capendo quello che voglio dire. Perché è importante sapere che noi non siamo i nostri pensieri? Perché è importante sapere che noi non siamo il nodo allo stomaco che si forma quando siamo nervosi o quando pensiamo di avere un problema che non riusciamo a risolvere? È importante perché in questo modo noi riusciamo a comandarli i nostri pensieri. Perché se tu sei in balia di tutti questi pensieri che ti arrivano, non riesci a comandarli perché tu pensi di essere questi pensieri e quindi tu ti identifichi con questi pensieri. E le tue paure e le tue angosce, tu ti identifichi con loro perché pensi di essere questo, ma in realtà tu sei, scusatemi, non so perché, non lo so, mi viene da piangere quando parlo di queste cose, non lo so, scusatemi, ma tu sei quello che osserva questi pensieri, ok? Tu sei, noi siamo quelli che questi pensieri li vedono. Quindi, sapendo, con la consapevolezza di riuscire, di essere quello che i pensieri li vede, ma di non essere i pensieri, noi possiamo tranquillamente accorgerci quando i pensieri arrivano e dire «Ok, questo pensiero va bene, questo è un pensiero positivo, questo è un pensiero che mi porta energia positiva, è una cosa positiva che mi aiuterà». Oppure possiamo renderci conto, molto più importante, di quando invece un pensiero è negativo, di quando un pensiero non porta niente di buono, di quando un pensiero porta angosce, brutti momenti, problemi, paure, ok? E quando noi ci accorgiamo, io spero davvero che riusciate a capire quello che sto dicendo, quando noi ci accorgiamo che questi pensieri arrivano, è molto molto più semplice dire no grazie, questo pensiero non mi interessa, non mi importa, non voglio darci retta, perché noi purtroppo crediamo sempre ai nostri pensieri, qualsiasi pensiero abbiamo noi ci crediamo al 100% e ci facciamo trascinare, siamo completamente in balia dei nostri pensieri. E quanta gente c'è che continua ad ascoltare la propria mente e poi succede questo, poi succede quello, che fa questo, Dio, e vivono le giornate così, nell'angoscia più totale, nell'ansia più totale, e deve essere una cosa terribile. Io grazie al cielo riesco a dare spazio, riesco ormai a riconoscere i pensieri che sono positivi, i pensieri che sono negativi, ed è un lavoro che bisogna fare su se stessi, e sicuramente non è una cosa che è facile o semplice o che si farà in un battibaleno, però già se voi sapete appunto di essere la coscienza che guarda questi pensieri, siete già non un passo avanti, ma 100 passi avanti, ok? Ricordatevelo sempre. Quando avete paura, ansia, angoscia per qualsiasi cosa, voi ricordatevi di essere il silenzio e di essere la consapevolezza
che questi pensieri li vede, che questi pensieri li ascolta. E dovete essere in grado di respingerli e di dire no, questo pensiero non sono io, questo pensiero non lo voglio, e trasformate quel pensiero negativo in un pensiero positivo. Per esempio, non lo so, avete un esame all'università, oddio andrà male, dovevo studiare di più, ma perché non mi sono soffermata su, che ne so, su perché non sono andata a lezione quel giorno, era il giorno più importante. Cercate di trasformare il vostro pensiero, cercate di dire mi sto impegnando al massimo delle mie possibilità, la prossima volta farò meglio, ma comunque ho fatto bene. Cercate di farvi complimenti, cercate di, che poi non è nient'altro che questo, e cercare di cambiare i pensieri dal negativo al positivo, ok? Che non è neanche una cosa così tanto spirituale se ci pensiamo alla fine, cercate soltanto di cambiare i vostri pensieri dal negativo al positivo, qualsiasi cosa. Mi vedo grassa, mi vedo brutta, sono magra, sono bella, ve lo giuro, aiuta, vi cambia la vita. E non dovete focalizzarvi sul, cioè se voi continuate a visualizzare voi nel momento futuro, quello che volete essere, e siete convinti che quello succederà, succederà, statene certi. Tanti scrivono dei diari, cioè prendete un diario e, che ne so, lo datate 1° luglio del 2019, quindi lo datate tra un anno, ok? E lì ci scrivete nell'ultimo anno, e lì ci mettete tutti i vostri desideri. Nell'ultimo anno mi sono laureato, nell'ultimo anno ho perso, che ne so, se volete perdere 10 kg, ho perso 10 kg e mi sento molto meglio. Nell'ultimo anno ho trovato il lavoro dei miei sogni. Nell'ultimo anno sono riuscito ad ottenere la stabilità economica per me e sono felice, nell'ultimo anno ho trovato l'appartamento che tanto volevo, nell'ultimo anno sono riuscito a trovare la mia anima gemella. Fatelo e visualizzate nella vostra mente tutto quello che state scrivendo. Proprio per questo è importante scriverlo, perché quando scriviamo una cosa molto spesso la visualizziamo nella nostra mente, e non è un caso se tantissimi personaggi conosciutissimi come attori e cantanti vi dicano di visualizzare, vi dicano di imparare ad allenare la nostra mente ad essere positiva. Guardate Jim Carrey, ma ne ha parlato anche Chiara Ferragni, per esempio, che ok, non sarà forse il personaggio più conosciuto di Hollywood, però mi è capitato di vedere una sua story e vedevo che diceva quanto è importante visualizzare. E sono perfettamente d'accordo, ed è quello che faccio anch'io. Leggetevi i libri di Eckhart Tolle, ce ne sono tantissimi, forse Il potere di adesso è quello che consiglierei più di tutti, ma ce ne sono davvero tantissimi. Cercate un attimino di focalizzarvi su quello che volete davvero, visualizzatelo e andate irrimediabilmente verso i vostri, verso quello che vi siete prefissati. E poi diventerà un po' come guidare una bicicletta, perché una volta che voi imparate a guidare una bicicletta, ok, ad andare in bicicletta, una volta che imparate ad andare in bicicletta, siete un po', cioè siete come in un, come si dice, avete come una guida automatica, giusto? Perché poi non state più a pensare, ok, adesso devo girare leggermente il manubrio e poi devo, oppure come guidare, no? Non state più a pensare, ok, adesso devo premere prima la frizione e poi l'acceleratore, e oppure, no, è esattamente la stessa identica cosa. Una volta che voi imparate ad allenare la vostra mente, tutto diventerà più semplice. Scacciare i pensieri negativi, pensare positivo, stare su un livello di energia più alto, sarà tutto molto più semplice, ma ci vuole tempo, ci vuole allenamento, ci vuole costanza, ci vuole pazienza. Questo è un lavoro che bisogna fare dentro di sé. Abbiamo la forza dentro di noi per fare tutto quello che vogliamo. Dentro di noi c'è la forza per saltare tutti gli ostacoli che ci si presentano nella vita. Io sono profondamente convinta che tutto quello che ci succede succede per una ragione, e se ci succede vuol dire che siamo forti abbastanza da superarlo, vuol dire che siamo forti abbastanza per prendere quello che ci arriva e trasformarlo in qualcosa di positivo. Certo, non è sempre facile, ci arrivano degli ostacoli che sono come dei macigni che ci appiattiscono a terra, ma vi garantisco che se quella cosa vi arriva,
anche se la cosa più brutta del mondo, voi dentro di voi avete la forza per dire no, io non mi faccio abbattere da questo, questa cosa la cambio in una cosa positiva. Quante persone, guardate ad esempio gli atleti delle Olimpiadi, delle Paralimpiadi, quanti hanno avuto brutti incidenti, hanno avuto brutte malattie ed hanno usato proprio quello per darsi la forza e la spinta per fare qualcosa di grandioso. Hanno detto, invece di piangersi su se stessi, invece di abbandonarsi ai pensieri più negativi, provate a pensare se vi venissero amputate entrambe le gambe. Tutti saremmo in un primo momento disperati, abbandonati ai pensieri più negativi, all'angoscia più totale, alla tristezza più terribile. Ma chi è forte davvero e riesce a trovare, anzi tutti lo siamo, ma chi riesce a vedere questa forza, chi riesce a trovare questa forza dentro di sé, può trasformare qualcosa di estremamente negativo in qualcosa di estremamente positivo, tanto che poi arrivano le Olimpiadi e le vincono, ragazzi. Quindi questo è solo un piccolo esempio, ovviamente io non sono un guru, non sono un guru spirituale, non sono un'esperta della legge dell'attrazione, non sono nessuno. Posso dirvi solo quello che aiuta me e quello che io sono riuscita a visualizzare. Quello che sono riuscita a visualizzare è stato il mio libro, quello che sono riuscita a visualizzare è stato il mio canale YouTube, è stato un lavoro che fosse un hobby, che mi permette di gestirmi completamente in autonomia, è stato visualizzare Tomas, perché io ho visualizzato la mia relazione con Tomas e la mia storia d'amore. Ho visualizzato, anche quando sono andata ad abitare ad Amsterdam, io ho visualizzato il mio stare ad Amsterdam. Io già, quando stavo ancora in Italia, io già pensavo a come sarà vivere ad Amsterdam e ci andavo spesso, ho creato delle amicizie lì, già pensando quando ci vivrò, sarò così 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 e farò questo, farò quello. Non bisogna pensare se un giorno succederà, mi piacerebbe che succedesse, però, perché se facciamo così ci focalizziamo su una mancanza, perché noi desideriamo quello che manca, noi speriamo e ci auguriamo che qualcosa succeda quando questo non ce l'abbiamo, e questa è la grande differenza della legge dell'attrazione. È per questo che per tantissime persone non funziona, perché vi focalizzate sulla mancanza di qualcosa. Quando voi dite vorrei tanto, ma perché non arriva? Voi vi state focalizzando sul non averla quella cosa, sull'essere in ansia perché non ce l'avete. No, voi dovete fare come se quella cosa ce l'aveste già. Volete, non lo so, vi sto facendo degli esempi stupidi perché poi ovviamente ogni cosa è diversa, ma volete vivere in una parte della città che avete sempre sognato ma non riuscite a trovare una casa lì, è solo un esempio. Andate in quella zona, fate la spesa lì, andate a bervi il caffè in quella zona e pensate a come sarà bello quando ogni mattina andrete lì. Questo dovete fare, non dovete focalizzarvi sul non avere, sulla rabbia perché non avete e sul desiderio di avere perché io vorrei tanto. Non è così che funziona, dovete fare come act as if, dovete fare come se quella cosa fosse già vostra, dovete comportarvi come se quello che volete fosse già qui, perché qui è dietro l'angolo. Basta imparare ad essere positivi e ad avere pensieri soltanto positivi. Mi raccomando, allenatevi, cercate di allontanare lo spazio tra i pensieri il più possibile. Non so quanti secondi siano, non so quanti secondi possono passare tra un pensiero e l'altro. La musica aiuta tantissimo, ecco perché stiamo bene quando cantiamo, quando balliamo, quando ascoltiamo la musica, perché la musica non ci fa pensare costantemente. L'avete mai notato? Quando ballate, quando cantate, vi arrivano quei pensieri negativi? No, non arrivano. È per questo che ci aiuta tanto, è per questo che o guardare un bel film ci aiuta, perché non siamo costantemente bombardati da quei pensieri negativi. Ma non dobbiamo per forza cercare momenti di tranquillità in un film, in una canzone, in un concerto, anche se bellissimo ovviamente, o appunto nella musica. Dobbiamo imparare a trascorrere momenti di pace e tranquillità senza i pensieri negativi anche in assoluto silenzio. Quindi cercate, e quando vi rendete conto di essere la coscienza più grande che quei pensieri li osserva quando arrivano, cercate di bloccarli da subito, non ascoltateli nemmeno, qualsiasi cosa dicano,
non ascoltateli, sono solo pensieri, non sono la realtà, non succederanno davvero, non sono il nostro futuro, il futuro ce lo creiamo noi, la nostra realtà ce la creiamo noi e tutto quello che avete ve lo create da soli. Basta imparare a visualizzare, a focalizzare su quello che si vuole ed andare avanti come un... Mi dispiace, mi viene sempre da piangere, non lo so perché, scusate questo video veramente, cioè ho fatto una figura del cavolo, ma bisogna imparare ad andare come un treno verso quello che vogliamo e non ascoltate niente, nessuno e andate come un treno freccia rossa verso quello che volete. E vi garantisco che avrete tutto quello che desiderate, non un po' di quello che desiderate, tutto quello che desiderate. Provate un attimino a pensare quando qualcosa nella vostra vita è andata bene e quando qualcosa nella vostra vita è andata male. Cercate di ricordarvi cosa facevate nei giorni prima, nei mesi prima, nei momenti prima, al momento del successo o al momento del fallimento. Molto probabilmente prima che aveste il successo che avete avuto, qualsiasi cosa possa essere stato nella vostra vita, avevate pensieri positivi, vi dicevate dai che ce la puoi fare e pensavate già come sarà quando questa cosa ce l'avrete o la farete e poi ce l'avete fatta. E viceversa, pensate invece a quando qualcosa nella vostra vita non è andato bene e a cosa pensavate o vi dicevate prima. Pensavate molto probabilmente non ce la farò mai, è troppo difficile per me, è una cosa che gli altri possono ma io no. Questi sono i classici pensieri che abbiamo tutti, ma non dovete ascoltarli nemmeno fino alla fine. E se li ascoltate fino alla fine, ok, ma rendetevi conto che sono solo pensieri e non siete voi. Dobbiamo imparare ad allenarci per avere solo pensieri positivi. Dobbiamo imparare ad allenare la nostra mente, ad avere solo pensieri positivi. Io lo sto facendo, ma non è una cosa semplice. Ve lo ripeto, io non so, non ho la verità in tasca e non so... Non sono nemmeno io esperta sull'argomento, però so che ho visualizzato e so che mi è arrivato tutto quello che desideravo, tanto, e continuo a farlo e continuo a visualizzare e continuo a vedermi tra un anno, tra 5 anni, esattamente come voglio essere. E vi posso dire che quello che visualizzavo 3 anni fa adesso c'è. Quindi ragazzi, bisogna imparare ad allenare la mente dal negativo al positivo, dall'ansia al chi se ne frega, dall'angoscia all'andrà tutto bene, perché è così. Pensate nella vostra vita, pensateci solo un attimo, almeno per me è così. Quante volte io ho avuto paura, quante volte ero in angoscia, quante volte ho avuto pensieri negativi che mi dicevano però se fai questo poi succede quello, però poi succederà questo, però no perché poi succederà... Magari tanti percorsi non intraprendi nemmeno perché ti autoconvinci che andrà male ed è la cosa più assurda e più sbagliata del mondo. Possiamo fare tutto, dobbiamo soltanto allenare la nostra mente perché dal negativo ci sia uno switch e si passi alle cose positive. Quante volte nella nostra vita abbiamo pensato cose negative e poi ci siamo angosciati, abbiamo avuto paura e poi quante volte queste cose sono successe davvero? Quante volte abbiamo, io almeno ho avuto paura, sono stata in angoscia, stressata, paura e poi non sono mai successe quelle cose e al 99% delle volte io mi sono angosciata, ho avuto paura, ho avuto pensieri negativi per niente. Quindi questo è quello che voglio farvi capire, è che tutti possono avere tutto quello che vogliono, non sono io al di sopra di nessuno per potervi dire fate così e fate quella, no, è quello che possiamo fare tutti. Cercate però appunto di avere, di riconoscere quando un pensiero è negativo, di riconoscere quando un pensiero è positivo, di capire che voi li vedete dal di fuori questi pensieri, ok? Sono pensieri che vi arrivano, cercate di controllarli, cercate di comandarli. Spero di essermi spiegata in modo decente, perché io ve lo ripeto, voi mi chiedete sempre questo tipo di video, anche agli eventi, agli incontri, mi chiedete sempre di fare video su questo argomento, forse vi aiuto, lo spero, perché anch'io nella mia vita sono stata male, quindi
Spero almeno di poter aiutare qualcun altro. Forse il mio obiettivo è proprio questo su YouTube, di far stare bene gli altri. E quindi spero, sì, che se me li chiedete questi video vi aiutino, perché io non mi ritengo brava, non credo di essere brava, perdo il filo del discorso, passo da una cosa all'altra, da un argomento all'altro, e spero davvero che vi sia stato utile questo video come speravate. E niente, se ne volete altri io ne farò altri, scrivetemi, chiedetemi qualsiasi cosa, sapete che cerco sempre di esaudire le vostre richieste, specialmente se sono argomenti che magari mi dite che vi aiutano tanto. Quindi scrivetemi, niente, scrivetemi se qualcosa dentro di voi ha risuonato sentendo queste parole, perché quando io ho letto i primi libri è stato proprio questo che mi ha colpito, qualcosa dentro di me mi diceva sì, questo è vero, questo puoi farlo funzionare nella tua vita. E non sono, appunto, non si tratta di guru spirituali eccetera, è soltanto un modo di vivere la vita più in positivo, su un'energia più positiva, perché alla fine è questo, ragazzi, ricordatevi, siamo fatti di energia e l'energia non si può distruggere, non si può eliminare, qualsiasi e stessa cosa, così come il nostro corpo, stessa cosa anche i nostri pensieri, le nostre parole sono tutte fatte di energia. Cosa vogliamo? Avere energia, pensieri, parole e quindi energia positiva, oppure pensieri e parole e quindi energia negativa, che poi ci porta altra energia negativa? Che cosa vogliamo? Basta scegliere, lo so, è difficile dirlo a parole, basta scegliere, sembra una cavolata, ma basta scegliere, e una volta che avete scelto, vi comportate di conseguenza e la vostra vita cambia. Quindi, niente, questo è quanto, io vi mando un bacio grandissimo, davvero mia family, vi voglio bene, ricordatevi che leggo sempre tutti i vostri commenti, anche se mi scrivete su Instagram in direct, molte volte non mi fermo a cliccare su allow, cioè non so come in italiano, conferma, però li leggo e mi sento tanto tanto fortunata perché vi ho. Quindi niente, questo è quanto, bacio grandissimo, abbraccio forte 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 forte, mi raccomando, energia sempre super 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 positiva, e noi ci vediamo, non so quando vedrete questo video, però ci vediamo credo domani, se non è weekend domani ci vediamo domani, bacio, ciao!